One Podcast. Questo podcast Winston non è abituato a fare, diciamo, recensioni di libri in senso stretto, ma prende spunto dai libri per parlare dei temi a noi vicini, di come va il mondo, delle cose che ci succedono. E quindi io non farò, diciamo, una recensione di questo splendido romanzo nuovo di Sandro Veronesi che si intitola Settembre Nero e che è uscito dalla casa editrice La Nave di Teseo, perché non c'è bisogno di spiegare ancora perché è necessario leggere Sandro Veronesi, la forza e insieme la delicatezza della sua narrazione, il racconto di questo ragazzo in un'estate particolare in cui coincidono la rivelazione e la catastrofe, insomma qualche cosa, insomma, che davvero è un punto di svolta, un anno di svolta. Però c'è un particolare, Veronesi scrive con un cuore intelligente, direbbe Alan Finkielkraut, cioè racconta anche, diciamo, in qualche modo degli episodi della nostra storia che forse abbiamo dimenticato e che però in quel periodo, cioè all'inizio degli anni 70, invece ha avuto una forza molto particolare. Sono Pierluigi Battista e questo è Winston, la battaglia delle idee. Sandro Veronesi parla di questo ragazzo colto in un momento particolare della sua vita e lo fa citando una bellissima espressione di Thomas Hardy. In quel momento della sua vita, in cui dice, era solo un vaso colmo di emozioni, ma non ancora colorato dall'esperienza. Ecco, questa arriva, questa esperienza. E questa esperienza arriva in un'estate particolare. È l'estate della morte, dell'assassinio di Ermanno Lavorini. Certo, un nome che per chi ha meno di 50 anni probabilmente non dirà nulla, ma è sbagliato. Ed è giusto che Veronesi ne abbia restituito, diciamo, la pienezza. Ermanno Lavorini era un ragazzino di 12 anni che era lì a Viareggio ed era stato rapito e ucciso. Fu una tragedia che annichilì tutti. Lui sapeva, cioè il ragazzo, il protagonista del romanzo, che Ermanno era stato rapito a Viareggio, in Pineta, da una banda di maniaci e che il suo cadavere era stato ritrovato più di un mese dopo su una spiaggia dalle parti di Pisa, e sapeva che il capo di questa banda era un uomo di nome Meciani. Però, piccolo particolare, Meciani era innocente, era stato tirato in ballo da Baldissera, il ragazzo di 16 anni che insieme a Della Latta aveva di sicuro avuto parte nel rapimento e che collaborava con la polizia. Ma, disse il babbo, cambiava versione di continuo. E prima di riuscire a dimostrarsi estraneo alla vicenda, travolto dalle accuse e dallo scandalo, per la vergogna e il disonore, Meciani si era impiccato con un lenzuolo mentre si trovava nel carcere di Pisa. Ecco, che cosa era accaduto e qual è la sua forza, diciamo, ricordarlo oggi? Era accaduto che quel ragazzo era stato gettato nel fango da insieme a lui una quantità di persone per un delitto in cui non c'entravano nulla, perché era una faccenda politica di circoli monarchici, fascisti, era un intento di dipingere la città come una città di pedofili, di maniaci, di pervertiti, di assassini, perché c'erano pratiche contro natura coperte dalle autorità, naturalmente contro natura e tra virgolette. E però dentro quella storia a un certo punto vennero tirati dentro lavoratori e padri di famiglia la cui estraneità al delitto era stata riconosciuta, ma ormai compromessi che non avevano nemmeno risposto, e alcuni vennero feriti, umiliati perché avevano perso la famiglia a causa di uno scandalo di cui non c'entravano niente, oppure avevano perso il lavoro, oppure il lavoro e la famiglia, entrambe le cose. Magari alcuni avevano delle abitudini sessuali irregolari che tenevano segrete, ma con quel delitto non c'entravano assolutamente nulla, e se nessuno li difendeva rischiavano di ammazzarsi come aveva fatto l'innocente Meciani. Ecco, la lezione, diciamo, politica, storica dentro questo passaggio, ripetiamo, è un romanzo, quindi è un aspetto molto particolare, è che era profondamente ingiusto venire svergognati con i propri vizi sui giornali mentre questi si stanno occupando di un delitto orrendo che ha insanguinato un paese intero.
Quei ragazzi invece, quelli colpevoli, Baldisseri, Della Latta, quelli che hanno sicuramente preso parte al rapimento, erano invece ispirati a un intento politico molto diverso. E ci sono cose che non posso dirti, diceva il padre, ma è stato richiesto un riscatto il giorno dopo il rapimento, capisci? Quale pedofilo chiederebbe un riscatto? E se invece si voleva depistare, aizzare l'opinione pubblica contro quei disgraziati per nascondere la vera causa del rapimento, che non è sessuale ma politica. Questo è un episodio abbastanza, appunto, messo ai margini, dimenticato. Ha fatto benissimo Sandro Veronesi, in questo contesto narrativo in cui ovviamente questo episodio ha un valore più limitato, però di ricordare una cosa che ha sconvolto, letteralmente annichilì moltissimi italiani, moltissimi giovani italiani, compreso me. Il ricordo come un po' un incubo, il caso Lavorini a Viareggio. Winston di Pierluigi Battista, una produzione One Podcast.